Governatore, il palazzo si apre alla cittadinanza all'insegna dell'arte. Sì, è una prima iniziativa che ci auguriamo e vogliamo riproporre durante tutto l'anno. Penso magari alla bella stagione, abbiamo una corte interna che può essere utilizzata anche come sede espositivo, ovviamente utilizzando i dovuti accorgimenti, però voglio che questo palazzo sia vissuto dai cittadini. Non deve diventare un palazzo chiuso in se stesso, ma un palazzo aperto. E le iniziative come queste penso aiutino proprio in tal senso. E poi, se permettete, sono particolarmente soddisfatto perché è stata scelta un'opera che proprio rappresenta la Natività, che rappresenta l'unione tra madre, la Madonna, il figlio Gesù Bambino, e ci riporta un pochino al necessario spirito di queste feste, che non sono soltanto i bellissimi alberi di Natale e i diciamo, regali che devono giustamente ricevere tutti, ma alle radici di questa festa, che sono i valori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro popolo. Assessore Gibelli, un'opera splendida di scuola leonardesca che apre quindi un'anteprima su quello che saranno le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Sì, è stata scelta anche con questa logica, una volta capito che le gallerie diocesane avevano un leonardesco di questo valore, di questa bellezza, non abbiamo avuto esitazioni.